Nuovo video unboxing direttamente dall'universo Marvel. Sono qui con il dio del tuono, Thor, nella sua versione tratta dall'ultimo film Thor Love and Thunder, un film che ha fatto parecchio discutere, soprattutto i fan di lunga data di Thor, e che non ha convinto al 100% nemmeno me. Scopriamo questa versione di Ottois in scala 1 a 6 del personaggio, recuperata grazie a ilcolossodeinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Iniziamo! Come per altre versioni di Thor, Ottois è sempre molto generosa in quanto ad accessori. Abbiamo la basetta esagonale, mani intercambiabili, diversi effetti di elettricità sia per il body di Thor sia per lo Stormbreaker, un head sculpt alternativo con elmo esclusiva di questa versione deluxe insieme al secondo pezzo di armatura e alle braccia intercambiabili, l'immancabile Stormbreaker e poi il fulmine con relativi effetti. Cominciamo dalla basetta, che è classica basetta esagonale per le doll Marvel di Ottois, logo di Love and Thunder, un film un po' sfortunato per quanto mi riguarda, almeno per Thor, logo anche dello Stormbreaker circondato da questo cerchio con sfumature di giallo, rosso e arancione, questo mi piace tantissimo. Lo sfondo invece è un po' nebuloso, con sfumature di blu, azzurro e nero. Molto bella comunque, niente di particolare, ma molto carina. Nella parte frontale, come al solito, il nome Thor, riportato molto classico, niente di particolare, scritta bianca su sfondo nero. Nella parte posteriore, ovviamente, sempre l'alloggiamento per lo stick rigorosamente nero, accompagnato dalla solita claw che, come in ogni video, ragazzi, vi invito a non utilizzare se non con le dovute accortezze. Passerei direttamente alle mani, che sono di un'ottima fattura, ce ne sono tre paia più i pugni chiusi montati di default sulla doll, molto buono lo sculpt, sono realizzate in una plastica leggermente più morbida rispetto al solito, il che non mi dispiace, anche perché sarà molto utile quando andremo ad impugnare lo Stormbreaker. Ottimo l'effetto della pelle con qualche rughetta qua e là e qualche segno, quindi mi piace tantissimo, così come la fattura anche del guanto e la colorazione con questo oro che viene molto fuori seppur si tratti di plastica, e anche il contrasto con il blu. Abbiamo quindi due mani con palmi aperti e dita distese, poi altre due che sembrano essere simmetriche ma non lo sono, perché come vedete nella mano destra c'è l'indice che è più disteso rispetto alla sinistra, quindi sono comunque diverse. E poi abbiamo due mani adatte all'impugnatura delle armi, sia dello Stormbreaker sia del fulmine. Andiamo avanti con lo Stormbreaker, che non è nulla di differente rispetto a quanto visto per il Thor di Endgame. Realizzato in plastica, seppur molto pesante, mi piace tantissimo la fattura sia dell'impugnatura con questa resa del legno, ovviamente è plastica ma è scolpito molto bene e restituisce molto quella sensazione di legno, anche con dei rilievi, con queste venature scolpite all'interno dello stesso manico, sia per quanto riguarda invece la parte dell'arma effettiva, sia questa con la lama sia la testa con varie rifiniture, vari dettagli anche con le scritte runiche. Davvero molto bello questo pezzo, l'ho adorato nel Thor di Endgame e continuo a confermare la mia idea. La colorazione del manico, dicevo, è leggermente più scura rispetto a quello di Endgame, così come le varie sfumature e qualche leggero dettaglio dello Stormbreaker vero e proprio. Mi piace molto anche questa parte dei rovi che vanno quasi ad abbracciare l'arma. E poi ovviamente, ragazzi, come per quello di Endgame, c'è la possibilità di illuminarlo, c'è sempre qui nella parte posteriore il vano batterie che ho lasciato aperto appositamente per farvelo vedere, semplice anche da rimettere a posto, e poi con il tastino quassù in alto, adesso vi spengo un attimo la luce per rendervi l'effetto, questo è l'effetto dello Stormbreaker illuminato, molto molto bello con queste sfumature appunto dell'azzurro che vanno a creare una sorta di nebulosa all'interno dell'arma. Vi assicuro che, visto di persona, l'effetto è ancora migliore.
Il fulmine è la new entry tra le armi a disposizione di Thor, esclusiva di questo Love and Thunder, se non sbaglio, realizzato in plastica semitrasparente di colore giallo con sfumature di oro e arancione. Molto belli gli effetti che si propagano lungo tutto il fulmine, che possono essere ovviamente rimossi e reagiscono alla luce dei raggi UV. Quindi molto bello questo effetto, per quanto secondo me abbastanza inutile. Questo effetto ovviamente lo vedremo anche su tutti gli altri effetti di cui parleremo fra un istante. È possibile dividere il fulmine in due sezioni, andando a togliere anche il connettore che sarebbe un po' bruttino da vedere, per far sì che Thor possa impugnare le due estremità per avere una duplice arma a disposizione. Molto bello, niente di eccezionale, andrà visto poi in esposizione addosso a Thor come sarà la resa finale. E riguardo gli effetti, ce ne sono davvero di tutti i tipi per il body di Thor. Abbiamo ad esempio questo che va ad abbracciare il collo e il torace del personaggio, questi per gli avambracci e le mani, poi diversi altri tipi da andare ad applicare all'armatura di Thor, così come abbiamo visto per Endgame. Nulla di nuovo, si andranno a rimuovere questi coperchi, chiamiamoli così, sulla sua armatura, e poi i vari effetti andranno applicati, come abbiamo già visto diverse volte, per andare a ricreare appunto il Thor che viene avvolto dall'elettricità. Ci sono anche degli effetti che possono essere messi sullo Stormbreaker, questo ovviamente è quello per la lama, da questa parte, e questo invece è quello per la parte posteriore. Oltre a questi ci possono applicare anche questi effetti per andare a restituire ancora una volta un effetto appunto di Stormbreaker completamente carico di energia elettrica. Esclusiva di questa versione deluxe è questo secondo head sculpt con l'elmo, che secondo me è meraviglioso e mi metterà in forte crisi sulla scelta dell'esposizione per questa versione di Thor. Molto bello lo sculpt e la verniciatura che restituisce, sebbene sia fatto in plastica, restituisce tantissimo la sensazione del metallo. La luce riflette molto su questo color oro, forse anche troppo acceso, e si alterna benissimo con queste parti blu. La colorazione è davvero meravigliosa, così come lo sculpt, e anche i capelli fanno la loro parte, realizzati in plastica morbida, come vedremo anche poi sull'head sculpt principale. È davvero un ottimo lavoro da questo punto di vista. Unica nota dolente, secondo me, il setto nasale, che forse è leggermente troppo largo, però non ricordo come effettivamente fosse nel film. Buona comunque la fattura anche della parte visibile della testa di Hemsworth, quindi buono lo sculpt anche in quel senso, e occhi che non vanno a riflettere la luce dei raggi UV, ma possono illuminarsi. C'è questo vano batterie che è molto in profondità, ragazzi, se avete le mani anche di una media grandezza farete molta difficoltà a mettere queste batterie e a pigiare anche il tastino, come sto trovando io, ma come vedete poi l'effetto è davvero meraviglioso. Davanti a questi occhi ovviamente possono essere applicati anche degli effetti elettrici che vi faccio vedere, magari ve ne faccio vedere uno soltanto così vedete anche la differenza. Ottima la resa estetica, purtroppo, ecco, trattandosi di batterie non sarà possibile tenerlo sempre costantemente acceso. E per finire questa lista interminabile di accessori abbiamo la parte frontale dell'armatura di Thor con parte del gonnellino che può essere intercambiata a quella montata di default sulla doll. Le differenze sono meramente estetiche e riguardano più che altro il painting. In quella di sinistra infatti ci sono più parti in argento che vanno a sostituire quelle blu di questa di destra. Per cambiarla è tutto molto semplice, si va a staccare magari con più delicatezza la parte frontale, che è unita semplicemente con dei peg, dei connettori ai fori presenti sul body, e poi si va a rimettere avendo sempre cura di essere delicati, più delicati di me sicuramente. E poi ci sono le braccia alternative che insieme al pezzo di armatura che abbiamo appena visto e all'head sculpt con l'elmo vanno a completare non solo gli accessori di questa Deluxe Edition, ma anche il look in full armor di Thor. Sono molto ben realizzate, belle massicce come è giusto che sia, plastica dura all'interno e rivestite in questo materiale simile a gomma. Bella la colorazione dorata e anche il pattern che sembra essere fatto a scaglie. Ovviamente
peg a sfera per andarle poi ad applicare sostituendole a quelle nude che sono montate sulla doll. E con questo, ragazzi, per gli accessori finalmente è tutto. Adesso diamo un'occhiata a Thor. Wow, il primo impatto estetico con questo Thor è davvero molto forte, molto bello, molto vivo, dai colori molto accesi. Sinceramente non mi fa impazzire, adesso andremo a vedere se è tutto oro quel che luccica o meno, ma non mi fa impazzire questo outfit di Thor Love and Thunder. Preferisco dei toni un po' più scuri per il Thor cinematografico. Comunque rimane abbastanza fedele a quello che è il vestiario di Thor nell'opera cinematografica, nell'ultima opera di casa Marvel per questo personaggio. Io comincerei ad analizzare l'head sculpt, che purtroppo è fatto molto bene. Voi probabilmente vedrete una luce forse un po' troppo accesa, ma vi assicuro che il tono della pelle è molto azzeccato, così come tutti i vari dettagli delle cicatrici, della barba e della pelle. In quanto a somiglianza, ovviamente somiglia a Chris, ma secondo me si poteva fare qualcosina in più. Probabilmente non è il migliore head sculpt di Thor di Hot Toys che si sia visto. Comunque il lavoro risulta comunque eccellente, molto buono, sia per quanto riguarda l'head sculpt che i capelli, che sono probabilmente la mia parte preferita. Sono realizzati in plastica morbida con alcuni ciuffi che sono indipendenti, che volendo, scaldandoli un po', possono anche essere modellati. Guardate ad esempio anche questa treccia. Avevamo già visto una particolare cura nei capelli anche nel Thor di Endgame, quindi si mantiene quella qualità, probabilmente anche con qualcosina in più. Ovviamente questi capelli, essendo in plastica, andranno a limitare tantissimo la testa, il movimento della testa, sia in basso, come vedete, sia in alto che lateralmente. Come avete potuto notare, una chicca è che finalmente c'è la testa magnetica, quindi niente peg, ma semplicemente testa magnetica, che facilita molto il lavoro, e sono veramente molto contento. Mi piacerebbe tantissimo che questo diventasse lo standard per Hot Toys. Adesso andiamo verso la parte del torace, che, come vi ho fatto vedere nella sezione accessori, può essere sostituita con, per chi ha ovviamente la versione deluxe, con questo accessorio per dare un nuovo look a Thor. Ha queste parti che sono, si possono estrarre per poi andarle a sostituire con gli effetti di elettricità ed illuminarlo, come vedremo fra poco. E la fattura è molto buona, ovviamente plastica rigida, così come quella degli spallacci, con un painting fenomenale, queste rifiniture in oro su questo blu elettrico, che davvero è privo di sbavature, davvero un ottimo lavoro da questo punto di vista. Le braccia sono in silicone, come vedete sono morbide. La resa della pelle, credo che voi ve ne accorgiate già dal video, è davvero perfetta. Le vene dei muscoli, le varie sezioni, la suddivisione tra la spalla e tricipite e bicipite, davvero eccezionale. E anche la pelle non è una pelle liscia e perfetta, ma ha qualche piccolo difetto che rende il tutto molto molto realistico. Il silicone purtroppo si porta dietro i suoi problemi, quindi bisognerà fare sempre molta attenzione a come viene trattato. Anche la parte degli avambracci, a parte questi colori un po' da Power Ranger, mi piacciono tanto, troppo sgargianti, secondo me, ecco, non sono colori che vanno bene per un Thor, per quanto mi riguarda. Così come la parte delle mani, i pugni chiusi, che avevamo visto anche nella sezione accessori. Scendendo verso il resto dell'outfit, vediamo che c'è questo gonnellino che è in plastica morbida, non è modellabile, però comunque permette il movimento proprio perché è morbido, così come il resto del gonnellino che si sposta, si protrae fino ai quadricipiti e anche questa parte posteriore. Scendendo verso i pantaloni, sono realizzati in pleather, ottima la fattura di queste parti cucite, però anche qui solita preoccupazione per il pleather, anche perché in questa sezione del ginocchio bisogna fare molta attenzione
a tenere questa parte leggermente staccata, ragazzi, per non far sì che con il tempo si vengano a creare problemi. Quindi massima cura e massima attenzione anche da questo punto di vista. I gambali e gli stivali sono veramente fenomenali, bellissimi i colori, bellissima la resa, per quanto, ripeto, secondo me è poco azzeccata per un personaggio come Thor. Però davvero ottimi, bellissime le rifiniture, bellissimo lo sculpt, tutte queste questi dettagli. Qui ritroviamo il motivo che troviamo anche sulle braccia alternative di Thor, quindi questa sorta di scaglie o motivo a rombi, così come gli stivali, che sono un pezzo staccato dalla parte principale della tibia e quindi permetterà un movimento un po' più agevole. Questa è una sorta di implementazione tecnologica, se la vogliamo definire così, che ormai c'è da un po' di tempo per quanto riguarda Hot Toys. Ottimi dettagli anche per la suola delle scarpe, che non sono da trascurare, perché anche qui si vede appunto la cura con cui è stata fatta la doll. Ora, un paio di precisazioni. Ovviamente il mantello è bellissimo, dovrebbe essere lo stesso che abbiamo visto in Endgame, con il cablaggio nella parte, diciamo, esterna, ok? Quindi i contorni del mantello sono cablati. Ottima cosa questa per le pose, ottimo vantaggio. Mentre la parte bassa, invece, ragazzi, non è cablata, quindi soltanto i lati del mantello, ma poco male. Per quanto riguarda l'accensione, io sono andato già a rimuovere questo pannello perché a volte fa un po' le bizze, cioè questo peg, questo connettore che va infilato ovviamente nel foro e avendolo inserito poi ovviamente non si vede nulla. Poi si estrae e c'è la possibilità di andare a collegare un USB-C, ovviamente non fornito da Hot Toys. Bisogna fare attenzione e poi in questa doll trovo che Hot Toys abbia avuto un certo sadismo perché io non riesco ad esempio ad infilare il dito lì dentro e quindi mi devo aiutare con un cacciavite. In questo momento il Thor dovrebbe essere acceso, quindi andando a rimuovere ad esempio uno di questi, ecco qui che parte l'effetto illuminazione, che è davvero molto bello. L'abbiamo visto anche in altre occasioni, appunto come per Love, sì, per Love, scusate, per il Thor di Endgame. Questo sarà l'effetto, questa è la differenza fra un LED scoperto e un altro invece con l'effetto elettrico, e direi che la resa è molto molto buona. Ovviamente sarebbe opportuno non lasciare sempre accesi i LED in collezione, anche se avete un power bank come ho io, di non lasciarli sempre accesi perché si potrebbero venire a creare dei problemi, si potrebbero magari bruciare i LED. Quindi ogni tanto vi invito a spegnerli e magari riaccenderli dopo un po' di tempo. Una cosa che dimenticavo di dirvi è che non c'è il PERS in questi occhi, quindi occhi sono fissi per questa funzione dell'illuminazione dei raggi UV, che secondo me è bella, bellissima, ok, una chicca, ma avrei preferito probabilmente il PERS per dare ancora più espressività a un Thor che in questo caso appunto non potendosi muovere più di tanto e avendo già un'espressione abbastanza seria e neutra, praticamente sarà anche abbastanza vincolato in fase di posing. Andiamo a vedere quindi le articolazioni. Ho già parlato della testa, che è molto limitata. Abbiamo una butterfly joint alla spalla. Farò una massima attenzione nel muovere queste braccia, ragazzi. Il braccio può alzarsi, ovviamente bisognerà comportarsi in un determinato modo con gli spallacci per evitare di graffiare il silicone. Stessa cosa indietro, comunque la mobilità è molto buona. Poi vi è una doppia articolazione, ovviamente anche all'avambraccio, al gomito, scusate, che permette di piegare l'avambraccio superando i 90 gradi. Solita articolazione a sfera anche per le mani, per i polsi. Qui ovviamente non vi è articolazione per quanto riguarda il torace, perché qui c'è tutta la parte relativa all'illuminazione, quindi è praticamente immobile, sia per piegarlo in avanti o indietro, sia lateralmente, quindi questa parte è praticamente fissa. Discorso leggermente diverso invece per le gambe, che comunque hanno una buona escursione, non voglio forzarlo troppo, ma comunque permette di salire sopra i 180 gradi, mentre all'indietro è molto limitato dallo sculpt del sedere. Doppia articolazione anche al ginocchio, che
come giusto che sia, ovviamente offre dal punto di vista estetico questa parte che è visibile, però non si poteva fare altrimenti. E poi anche quella della caviglia, abbastanza libera di muoversi sia in alto sia verso il basso, andando a scoprire però la parte sottostante, quindi non ve lo consiglio, sia lateralmente e anche di lato. Stessa altezza per le due versioni che ho in collezione di Thor, quindi questo che è il Fat Thor tratto da Endgame e quello che stiamo esaminando, ovvero Love and Thunder. Come vedete anche la differenza nelle colorazioni è notevole, molto più colorato, dai colori molto più accesi. Continuo a preferire quello di Endgame con toni più scuri, però detto questo, in collezione sicuramente è di bella presenza e sarà una doll comunque che arricchirà molto lo scaffale e la collezione. Ed eccoci qui in fondo al video per tirare le somme su questo Thor di Love and Thunder, una figura molto controversa, così come è stato anche il film da cui è tratta, una doll molto bella dal punto di vista estetico, ma che avrebbe potuto offrire molto di più. Un fastidio incredibile l'illuminazione di questa doll, non tanto l'illuminazione in sé che è bellissima, quanto il percorso che ci fa arrivare all'illuminazione, cioè l'inserimento delle batterie nel secondo head sculpt è un inferno, ragazzi, soprattutto se avete delle mani, non dico grandi, ma delle mani di medie dimensioni, e anche il collegamento USB-C sul retro del body della doll, secondo me, sarebbe da rivedere. Ci sono tantissimi nuovi sistemi per innovare questo metodo di illuminazione e sarebbe ora che Hot Toys si muovesse in questo senso. Come si è mossa ad esempio per la testa magnetica, che apprezzo tantissimo, ottimo anche lo sculpt sia del viso di Chris Hemsworth, anche se, come dicevo in fase di recensione, secondo me si sarebbe potuto fare meglio. Ottimo anche lo sculpt dei capelli. Body fantastico, a parte il fatto che ovviamente è limitatissimo nei movimenti, nelle articolazioni, e queste braccia in silicone sono un must have, ma massima attenzione nel corso del tempo con la loro manutenzione. Quindi ragazzi, in generale la doll mi è piaciuta, purtroppo il costume non mi fa impazzire, ma è proprio il personaggio, quello non possiamo attribuire la colpa a Hot Toys, che comunque ha svolto un bel lavoro. Qualche chicca in più, un pochino di precisione in più e un pochino di cura aggiuntiva avrebbero reso la doll ancora migliore di quello che è. Vi ricordo come sempre, ragazzi, che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com, trovate il link qui sotto in descrizione, miglior servizio in Italia, migliori prezzi. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!